Lui si è incazzato per la sua perché lui l'ha tenuto fuori, perché sono un traditore, la sua. Benvenuto! Buonasera Presidente. Mucho gusto. L'ho visto? O con Albertini o con Bascio, con donne, ya se può essere Presidente. Ci penso io, le foto che ti dicevo. Hai visto la foto che ti dicevo? Arrivo, eh? Sì, grazie. Tieni questo lato perché arrivo di qua, eh? Sì, scusa, devi fare tanto. Giocare contro il Barcellona? Giocare così. Un 8-2. Dici che ce la fai? Abbiamo qualche possibilità di pareggiarla. Felicità. Ti rendi conto che la prima gara della Champions League avete venuto è quasi la penultima? Vabbè, ma noi siamo per la finale importante. Quest'anno vieni a me, no? No, anche la finale. Anche in finale sei facendo la caccia in nel caso argentino. Ciao, per favore. Piacere vedere. Piacere. La squadra che deve dire che giocare contro l'Italia deve fare così. Sì. Speriamo non impari. Come hai visto la partita? Spettacolo. Sì. Spettacolo. Ti sei divertito? È un fenomeno, una cosa. Un fenomeno. Infatti adesso voglio correre fuori perché voglio vedere l'astronave quando parte.
quando lo vedi partire? Porca puttana, che una cosa. Ma tutto. Poi di testa, più forte che di testa. La testa, eh? No, testa. E vince. Ma che vedi che le cose più importanti è che è amatissimo per la squadra, perché sì, questo. Mi vogliono bene. Non è il fatto di. Oh, non è il vivo che lo vadano così. Giusto, no, sì, no, cioè, anche la sua maniera di fare, sempre la testa così, sì, fa una forza qua. Ma tutto, testa è fortissimo, lanciando destra, tutto. Grande. Ha visione, ha senso di fare. Cioè, quando vuole ti fa vincere. Infatti sono a zero, si è messo lì e ha detto no. Quando se la sente che oggi la vinco, vai, la vince. Quello che faceva Michael Jordan o qualsiasi di questi grandi giocatori che sanno quando devono vincere, questo lo fa. Con l'altro corrono come matti, perché dopo aver vinto quello vinto, tu solo vai come andiamo, alla fine facciamo la differenza così. No, siamo felici, dai, credo. Ci ho ripensato, Un po' più dietro, dai. Ok, sì, 10 metri più indietro. Ciao, complimenti, cantava veramente, complimenti. Complimenti. Ho visto giocare tanti giocatori, ma sei veramente un fenomeno. Complimenti. Sei un grande. Stava a suo lato antes de que chutases, sí, antes, 3 segundos antes, cuando estaba solamente de jugada, ha dicho gol. Ya lo ha cantado. ¿Sabes que le gusta mucho ir a Argentina? Va mucho a Argentina, ¿qué está? Sí, me viene a casa. El otro día me he venido de Argentina. ¿Sí? Sí. ¿Dónde vas? La Pampa. Ah, cerca de Santa Rosa. No conozco nada, pero todo lo que van dicen que. Ah, bueno, lindo, sí. Pero para casar, sí, no creo. Yo lo conocí, yo tuve la suerte de jugar con él. Con 30 tentonas. Tiene como 7 operaciones de rodilla. Yo se lo he dicho, yo probablemente es el mejor jugador con el que he jugado. Con 6 o 7. Con 6 o 7. Pero si el otro día lo decías también al otro. Sí, yo cada uno que viene se lo digo. No, Luis lo sabe. Que cosa. Vaya la noche, va. La humildad de Leo es. Sí, sí. Fondamentale. Lui ha detto che non gli frega un cazzo niente. Deve essere così, tu devi pensare a giocare e a fare quello che sa fare, basta. Non devi ascoltare quello che fuori, perché poi ti rovina col tempo, te. Con il tempo ti mata. No, tiene muy buena familia a su alrededor. Questo è fondamentale. Tiene muy buena familia su padre. E in Italia, c'è che Italia come si gioca. Italia del sur contro il mondo. Io ganavo campionato, io ganavo partito, una cosa. Volevo adesso, un po' la pancia. Questa sapete che è la carne d'Argentina. L'asavo. Venga, Leo. Mucha suerte. Nessuno ieri sera prima della partita avrebbe scommesso che Messi avrebbe fatto 4 gol, ma il calcio è bello per questo, lui è stato bravissimo in occasione del primo gol, perché comunque non era facile, dopo un passaggio sbagliato gli è ritornata indietro la palla da un avversario, ma l'ha stoppata e ha calciato con una velocità incredibile e ha fatto un gol stupendo. Mi sono permesso di dargli solo dei piccoli consigli. Ho detto solo che comunque quello che stava facendo gli era dovuto, perché ha fatto veramente un lavoro fantastico in questi anni, dove ha sempre avuto un'evoluzione verso il positivo, no? Per cui comunque ha fatto sempre dei grandissimi passi in avanti, dei grandi miglioramenti, e questo bisogna dargliene atto, perché ha 22 anni. L'unica cosa che mi sono permesso di dire è che doveva continuare ad essere umi come lo è oggi, perché il giorno che si dimentica questo inizieranno le difficoltà, solo questo. Devo dire che sono rimasto sorpreso, cioè io. Non vado spessissimo allo stadio, preferisco seguire più partite magari da casa, no? Però venire a Barcellona, essere accolto così come sono stato accolto io ieri da Cruyff, da Beghiri Stein, da il presidente Laporta, da tutta
la dirigenza del Barcellona veramente mi ha sorpreso in maniera molto positiva, ovviamente, perché non me l'aspettavo. Comunque voglio dire, io sono fuori dal calcio ormai da 6 anni e invece ho avuto il piacere di scoprire che la gente si ricorda ancora, insomma, di me.